FIFA Mundialito. Al Mundialito partecipano le squadre che hanno vinto la Coppa del Mondo. Lo stadio della finale è il Grandioso, che ha la capienza di 66.000 spettatori. Prima di iniziare con le partite andiamo a vedere le classifiche dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. La squadra è in partenza per raggiungere la destinazione dove i giocatori giocheranno la partita. Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. In grafica le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Si rinnova lo spettacolo del grande calcio su eSports, è una gara che segna il loro debutto nella fase a gironi, vogliono partire bene per non lasciare punti per strada. Lo splendido impianto dell'Orange Vélodrome ci ha aperto le porte per il match di oggi. Buon divertimento amici da parte mia e di Lele Adani. Tre punti in palio per migliorare la propria classifica nella fase a gironi della Coppa. Di fronte ci sono Francia e Italia. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Traversone in area, palla spazzata via. Ecco le scelte del tecnico francese. Kylian Mbappé insieme a Ousmane Dembélé come centrocampista esterno e una sola punta là davanti a reggere tutto il peso dell'attacco. Palla spazzata via. Questa è la formazione con cui scende in campo l'Italia. Gigio Donnarumma tra i pali. Barella insieme a Cristante in mediana e un solo attaccante di ruolo che verrà supportato presumibilmente dagli inserimenti dei centrocampisti. Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni! Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. La Francia ha conquistato un calcio d'angolo. E c'è un gol straordinario al volo, esecuzione perfetta. Questo replay dell'azione precedente, un gol nato sugli sviluppi di un disimpegno errato da parte della difesa. E non si possono commettere certe ingenuità a questi livelli. Rosso, rosso che rischia di pesare come un macigno sulle loro speranze di rimonta. L'allenatore non sarà certo soddisfatto. E no, Pier, situazione che si fa sempre più complicata, anche se possono ancora uscirne se giocano come sanno, evitando soprattutto altre distrazioni come questa. Conclusione che è terminata abbondantemente sul fondo. È andato direttamente in porta, ma da lì forse era meglio metterla in mezzo, appoggiarla a un compagno. Guadagna metri, occasione per Mbappé, da apprezzare qui il tuffo del portiere. La mette in mezzo Barella, ci ha messo la testa ma non è riuscito a trovare lo specchio anche perché era ben marcato. Prova ad andare in progressione. Raspadori, portiere costretto a intervenire qui. Evita che il pallone esca, va sottolineato qui il suo lavoro. Ecco il tiro! Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio.
Si chiude così la prima frazione. Mbappé favoloso nel primo tempo, da incorniciare la sua prestazione. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Primo possesso della ripresa, gara molto equilibrata, anche se il punteggio in questo momento sorride alla Francia. Griezmann evita l'intervento del difensore, il portiere dice di no. Francia in difficoltà nel possesso palla, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Occhio qui, devi far gol qui, eh? E c'è il gol per lui, è doppietta personale, una grande giornata. Arriva puntuale dalla regia del play del gol. Immarcabile qui Mbappé, ha saltato di netto l'avversario. Non ha tremato Mbappé a tu per tu col portiere. Un gol facile per uno come lui. Il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. Chiesa, pallone importante per provare a riaprire la gara. Chiesa, freddissimo qui. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Occhio a Kroos, Dembélé la protegge bene col corpo, ottima parata del portiere, esecuzione da rivedere. L'arbitro manda alle squadre negli spogliatoi, è arrivato un brutto KO all'esordio della fase a gironi. È ancora presto per fare processi, Pier, ma è una sconfitta che fa rumore, eh? E pone anche qualche interrogativo sulle scelte del tecnico. La prossima gara ci dirà se si è trattato di un incidente di percorso o se si può già parlare di crisi. Straripante, come spesso accade, Mbappé, che ha fatto impazzire oggi i difensori avversari con la sua velocità e i suoi strappi. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Di cominciare con un primo giro di domande. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali della nostra squadra.